Buongiorno a tutti e benvenuti nella rubrica Il viaggio con il nutrizionista. Io sono Massimo Gentili e sono un esperto in nutrizione e metabolismo. Allora, in questo video riprendo un pochino il discorso generale che ho fatto negli ultimi video, quelli spero di metterli, come ho detto già negli altri video, in sequenza, se no si capisce male il discorso. Ho parlato di sistema immunitario, ho parlato intestino, ho parlato d'allattamento, poi cos'altro. Queste erano le cose più importanti a cui mi rilascio adesso dopo il video sul sistema immunitario, almeno vi faccio comprendere meglio il discorso. Lo faccio anche in questo video, non avevo nemmeno idea di cosa dire perché questo è un pochino più lungo del solito e stamattina mi sono svegliato senza idee. Poi mi è arrivato un messaggio di una persona che ha scritto: guarda, questa era, cioè è una nutrizionista americana che fa più di 2 milioni di euro dollari all'anno, e mi ha fatto vedere un pochino il profilo Instagram. Veramente, come si può, il messaggio era: come fanno le persone ad andare da questa? Effettivamente, comunque, non è una cosa strana, è un pochino quello che vedete su ogni profilo di qualsiasi nutrizionista, solo che lei sa fare marketing meglio. Ma il punto dove voglio arrivare è proprio questo: la comunicazione che si fa in nutrizione. Allora, in genere il corpo umano viene considerato come una macchina, quindi si dice: guarda, io per fare, che so, 100 km consumo 9 litri di carburante, gli do 9 litri di carburante e mi faccio 100 km e ne finisce. Non considero nient'altro, non considero magari la manutenzione del mezzo, non considero la qualità del carburante che inserisco dentro, si dice, intanto faccio 100 km comunque. È questo il concetto chiave della nutrizione attuale, moderna, e nessuno può dirmi di no, perché questo si dice, si ragiona, fa una dieta, si ragiona sulle calorie. Tenete presente che ci sono poi mille diete diverse e tutte fanno dimagrire fondamentalmente, perché si va sempre lì su quel discorso, si guarda un pochino meno sulla salute. Quindi è un pochino visto il corpo come un oggetto. Così adesso andiamo un pochino al discorso dei post nutrizionali eccetera. Si parla tanto di alimenti, di alimenti che fanno bene per questo, che fanno bene per un'altra cosa. È un pochino sempre ritorniamo alla macchina, ci mettiamo gli alzacristalli elettrici, tettino apribile, poi ci mettiamo, che ne so, non me ne intendo di macchine perché non me ne frega niente, ma comunque tanti accessori per farla bella. Ma gli accessori non servono a niente alla fine, almeno su di noi, perché un conto è la macchina, no? Che uno dice: i pomodori contengono tanta luteina, fa bene per la vista. Poi questo è tutto da vedere, questo discorso, benché la luteina ha tanti studi dietro, ma se non l'avessero mai inventati non avrebbero fatto un gran piacere, e anzi, più che altro, se non l'avessero mai usati nell'alimentazione come facevano gli indiani, che non li toccavano, giustamente, sono americani, i pomodori, loro conoscevano i frutti del loro territorio, non siamo noi che sconvolgiamo un po' tutto. Comunque, quindi non è che uno può dire: questo cibo fa bene per questo, le noci fanno bene al cervello, poi il pomodoro al cuore, il vino fa buon sangue, poi la curcuma fa bene di qua, l'altro alimento previene il cancro, eccetera. È come se ogni alimento agisse nel nostro corpo, un pochino, che ne so, come questo lo porta a carrozzere, eccetera. Quando il discorso è leggermente diverso, perché noi siamo degli organismi, noi non siamo sostanza inorganica, nel senso sostanza inorganica che ne so, la sabbia del mare, i sassolini, il muro di casa, la macchina, fondamentalmente, ma noi siamo un
una sostanza organica e ci chiamiamo organismi. L'organismo ha una bellissima capacità, quella di autoregolarsi e di autorigenerarsi. Quindi, più che apposta non mi sentite quasi mai parlare di alimenti, dice sì, ma come devo mangiare, non è tanto il come devi mangiare, quale alimento devi mangiare, è comprendere un pochino tutto l'ecosistema, come funziona l'ecosistema del corpo, e alla fine io mi occupo dell'ecosistema del corpo umano, ma sempre studiato gli animali, soprattutto quando imparate a ragionare, poi è tutto semplice, poi appassionerà qualsiasi cosa, però è raro che uno si innamori di un determinato alimento. Ci sono alimenti logicamente di altissimo livello, tipo le uova, il fegato, collagene non è puramente un alimento perché viene un po' lavorato, chiamiamolo il brodo, e che è più semplice, la frutta, il latte, i formaggi, questi burro, questi alimenti qua, cioè, sono di altissimo livello, quindi è normale parlarne bene, però per tutto il resto, anche la frutta, non è che c'è un frutto magico, poi un altro frutto ancora più magico, poi un altro con proprietà strabilianti, basta che uno vaga e se ne prende come tutte le cose. Ma la cosa importante da comprendere è che il nostro corpo sa fare, non è che dobbiamo dare noi, è questo l'importante, che bisogna mettere. Se andate a cavallo o se non andate, guardate un pochino questo discorso, magari su un video su YouTube eccetera, si dice mettere il cavallo alla mano. Cosa significa? Che quando andate a cavallo, se non siete troppo esperti, oppure anche se siete esperti, qualche volta qualche cavallo è un pochino complicato, litigate un po' con il cavallo, nel senso che iniziate a infastidirlo nella bocca, lui si innervosisce, non fa esattamente quello che dovrebbe fare, quindi è di difficile gestione. Poi lì ognuno va a cercare, che ne so, una scorciatoia, un sistema per gestire il cavallo al meglio. Così è il discorso qua che vi sto facendo adesso, dei messaggi della nutrizione: prendi questo che ti fa bene, prendi antiossidante, prendi quest'altro che fa bene di qua, quest'altro di là. È un pochino come quando uno non sa gestire il cavallo, che poi cerca qualsiasi mezzo per migliorare la cosa, quando basterebbe saperlo mettere alla mano. Significa, quando metti il cavallo alla mano, significa che lo rilassi, il cavallo abbassa la testa, mette la testa giù. Quando vedete, per esempio, se guardate un video di dressage, bene, che vedete il cavallo con il collo piegato, ma quando poi anche sul collo piegato non è sempre così semplice, perché c'è il collo piegato perché il cavallo si rilassa, il collo piegato perché purtroppo hanno preso delle scorciatoie per fare questo, lì crea i danni al cavallo, come sul metabolismo, quando vuoi fare delle diete drastiche e fatte male, poi dopo il metabolismo non si sente. Quindi il cavallo lo devi rilassare, e poi lui, quando è rilassato, alza un pochino la schiena, poi gli puoi chiedere fondamentalmente tutto, qualsiasi cosa lui sa fare, la fa, ma entri in relazione con il cavallo. Così il discorso è sulla nutrizione. Dobbiamo imparare a gestire il nostro metabolismo, metterlo a suo agio fondamentalmente, a far funzionare il corpo bene, perché poi il corpo tutto quello che sa fare come cavallo te lo fa tranquillamente, perché riesce a lavorare al meglio, perché non ha disturbi esterni. Come vi ho già detto, no? Se l'intestino è un po' labrodo, entrano tutti i giorni tossine su tossine, sia tossine alimentari che tossine endemiche prodotte dalla flora batterica intestinale, cavolo, è un problema abbastanza grosso, perché fa danni su danni su danni, e poi il fegato deve iniziare a lavorare per togliere tutto quel carico tossico, poi quelle tossine vanno in giro negli organi, fanno danni, e poi dopo anche a livello cerebrale non è così semplice, cambiano l'umore eccetera. Quindi capite bene che
non è lì che vi salva un integratore magico oppure un alimento magico, ma dovete risistemare tutto il sistema, e sistemato il sistema poi chiudete il colabrodo dell'intestino, chiudete buchi, migliorate la flora batterica intestinale, ecco, anche i problemi spariscono, ma risolvete 100 problemi però andando a monte del problema, capite? È questo l'importante, non è tanto che ne so, se mangi l'insalata, mangi delle fibre che poi non dovrei mettere fuori, ma che discorso è? Non ha senso, devi aggiustare tutto il sistema, e questo che ha senso, far funzionare il sistema benissimo. Poi, per esempio, sugli antiossidanti io non ho mai nominato ancora, penso che farò dei video futuri sul discorso, forse mi sa sullo sport, ho detto qualcosa, non mi ricordo. Comunque gli antiossidanti adesso non li ho trattati e non li tratterò adesso, perché sennò dovrei fare il video su quelli, però anche sul discorso, per farvi capire un attimino il discorso adesso, no? Anche sugli antiossidanti noi abbiamo ad esempio all'interno del nostro corpo una molecola che si chiama glutatione, è una molecola potentissima, è un potentissimo antiossidante, serve anche al fegato per disintossicare, fa un lavoro molto importante all'interno del nostro corpo, e questo ce lo produciamo noi partendo da minerali e proteine, e lì ci rientra anche il discorso collagene da un certo punto di vista, ma andiamo avanti che lo tratteremo magari glutatione e antiossidanti in altri video, e nel corso lo tratto benissimo il discorso antiossidanti. Quindi capite che non ha tanto senso prendi questo alimento perché è ricco di antiossidanti, no, il problema è un altro, tu li hai già al tuo interno del corpo, il corpo li sa produrre gli antiossidanti, quindi devi ottimizzare la produzione di questi antiossidanti, ma soprattutto devi diminuire il più possibile lo stress, gli elementi di stress, ad esempio troppo sport stressa l'organismo e non di poco, quindi anche lì limita i fattori di stress. Se diciamo l'attività fisica per te è fonte di stress molto alta e non riesci a controbilanciare la cosa, calma, perché fai soltanto danni. Guardate, l'attività fisica, allora, per quanto mi riguarda è una cosa eccezionale, anche perché io sono quasi 20 anni che non faccio più niente, 15 anni, 15 anni, e qualche acciacco adesso non lo sento, sono andato a cavallo, 3 anni che non vado più a cavallo, andavo a cavallo fino a 3 anni fa, ma anche lì poi se non fa nient'altro qualche acciacco lo sento per la schiena, poi batti che ribatti che ribatti, non è che sta benissimo, e quindi ecco l'attività fisica va fatta, ma va fatta causa, va fatta al meglio, deve essere funzionale a ciò che ci serve, allenamento funzionale ben venga, nel senso deve essere però funzionale a quello che serve a noi. Ad esempio io ho i muscoli adesso sulla schiena dopo un figlio che adesso sarà 17 kg, posto tenerlo sempre in braccio, mi si sono rovinati un pochino, serve qualcosa che alcuni strapazzi diciamo i muscoli della schiena, e ad altri serve magari altri tipi di attività, però è questa l'attività che serve. Poi serve sempre un'attività che vi permette di avere una buona forma fisica, diciamo ancora, perché una volta mi facevo tranquillamente il chilometro sotto i 4 minuti, 3:40, senza nessun tipo di allenamento. Adesso penso che se faccio 4 minuti e mezzo, 5, grasso che vola, ecco, tornare magari intorno ai 4 minuti al chilometro, cioè facevo sempre intorno ai 7 km, non ho mai corso più perché non vedo il motivo di farlo, crea solo danni al corpo, crea danni alle articolazioni, non capisco perché deve essere una cosa piacevole, fare 5-7 km è piacevole, ti fa un parco carino, farsi 5-7 km, farne più
cosa che perché lo fai, questo è importante. Magari in bici lo posso capire che ti fai anche 50-100 km in un giorno, perché è bello, vedi i paesaggi, è diverso da correre, no? Basta. Quando hai fatto quello che basta, poi finisce lì, non devi dimostrare, almeno io non devo dimostrare niente a nessuno, poi anche la gente non dimostrare a se stessi una cosa. Comunque, continuiamo. Quindi bisogna diminuire lo stress, perché è quello che crea fondamentalmente il problema. E anche se metti l'antiossidante esterno, quando l'organismo è troppo stressato, ad esempio dalla troppa attività fisica, oppure da una produzione endogena di radicali, perché la situazione metabolica non è ottimale, ragazzi, lì è un problema, non è che lo risolvi tantissimo con gli antiossidanti presi dall'esterno, ma devi imparare il corpo a gestire tutto, e questo funziona. Poi è sempre sul discorso antiossidanti, no? Se se ne prendono troppi si fa l'effetto opposto, diventano addirittura pericolosi, perché l'ossidazione per noi è un fattore di comunicazione cellulare, comunicano le cellule con il corpo, le cellule con loro stesse e anche con il DNA, quindi con l'espressione genica, quindi togliere questa ossidazione del tutto, tenerla ai minimi termini, non è una cosa perfetta, eccezionale o salutare, anzi spesso e volentieri può creare danni. Infatti l'era, diciamo, degli antiossidanti era dagli anni 80 ai 2000, poi dopo 2010, dai, ne sentivo parlare tanto, adesso per esempio se ne sente parlare sempre di meno, adesso un po' di moda all'intestino, la genetica, penso che basta, le grandi mode adesso sono queste, poi dopo arriverà qualcos'altro, tanto è tutto ciclico nella storia. Quindi ecco, per esempio anche sulla vitamina C, no? La vitamina C se la prendete in eccesso poi diventa pericolosa, perché non sa più che cosa ridurre, si dice, ma chiamiamolo antiossidare, e ossida se stessa fondamentalmente, reagisce su se stessa, e quando inizia a reagire su se stessa poi può reagire anche con il ferro, e con il ferro c'è una reazione che si chiama reazione di Fenton, che poi ossida tutto. Si fanno danni ad esempio prendendo troppi antiossidanti dall'esterno, parlato un po' di antiossidanti per farvi capire il messaggio, che non dovete stare lì a guardare, no, prendo questo perché ha tanti ORAC, l'ORAC è un'unità di misura del potere antiossidante di un alimento. Anche qui ad esempio l'FDA americano ha tolto questi claims sul discorso dell'ORAC e degli antiossidanti, perché ha visto che avevano proprio senso. Quindi anche qui apposta sto dicendo che quella degli antiossidanti è una moda che c'è stata fino a un po' di anni fa, adesso per fortuna è in calo, ma perché piano piano poi prima c'è il boom delle mode, poi dopo la gente inizia un po' a ragionare più seriamente e diciamo funziona tutto meglio, la storia continua per il meglio. Quindi ecco il discorso anche sugli antiossidanti, per esempio li avete interni, la pianta è piena di antiossidanti, perché? Perché sta sotto al sole tutto il giorno, non ha difese, sta sotto alle intemperie, quindi è normale che deve avere al suo interno delle molecole di difesa da tutti questi danni fondamentalmente, e se noi ce le prendiamo, per carità, hanno un effetto positivo, però sappiate che anche noi riusciamo a produrre le nostre difese, siamo molto efficienti con le nostre difese interne, quindi è importante anche lavorare, far lavorare bene il nostro corpo con le sue difese primarie, poi le secondarie, le terziarie, sì, ma non sono quelle le primarie, nel senso, io che sono uno stato, no? Ho il mio esercito, la
mia armata d'élite, quella che spacca tutto. Non è che poi devo puntare sempre tutto su quelle, sull'esercito, quello magari che sta in addestramento, oppure su quello fatto a caso, no, devo puntare tutto sul mio esercito principale. Poi dopo ben venga se vengono nuove rette, viene gente in gamba dall'esterno, però quello che conta è quello che io possiedo, quello che io ho, è quello che devo far lavorare al meglio. Ad esempio su mutazione, un'alimentazione ottimizzata a livello proteico e anche con sali minerali, una persona ben nutrita può produrlo in maniera ottimale. Poi invece rientra anche il discorso insulina e carboidrati, è qua. Quindi anche le mode chetogeniche senza carboidrati peggiorano le antiossidanti. Quindi ecco, adesso ho parlato un po' di antiossidanti, poi anche il discorso anti-age. L'anti-age, no? Adesso si guarda tanto la cremina, oppure quella cremina bisogna vedere quale effetto ha, perché alla fine che non generi, che non entri, è difficile che le molecole entrino all'interno della pelle. Poi sì, ci sono metodi che con le onde allargano un pochino, come si dice, i pori della pelle, quindi il siero oppure la crema riesce a entrare meglio, ma sono discorsi un pochino più complessi, ma comunque sia, non è quella la strada. Anche lì sul discorso anti-age, quale anti-age non è soltanto il discorso della pelle esterna, ma il discorso anche interno, come stanno i vasi sanguigni, come stanno i tessuti, e questo è quello che conta. Per esempio, dopo, se il tessuto sta sempre male, si è rovinato, e che gli fai? E anche lì non è che non esiste un discorso alimenti anti-age, non ha senso proprio. Anche lì poi si rifanno spesso gli antiossidanti eccetera, ma è ben diverso tutto il discorso, perché anti-age significa che il metabolismo funziona in maniera ottimale, e non è semplice ottenere questo, specialmente con l'alimentazione anti-age che vanno dati in voga. E poi dobbiamo, diciamo, garantire al corpo che funzioni in maniera ottimale. Poi adesso c'è una telefonata, mi sa, niente, chiudo il video tra poco, vabbè, la faccio veloce. Allora, quindi ecco, è questa la cosa importante. Dovete capire che il corpo ha capacità rigenerative, quindi non è che come la macchina, la porti dal meccanico, costa questo, quest'altro. Il corpo è un materiale organico questo, che si riproduce da solo, quindi si rigenera da solo. Quindi dobbiamo mettere il corpo nelle condizioni ideali perché lui si autorigeneri in maniera ottimale, e questo è quello che conta. Quindi la cellula vecchia deve morire e poi fare spazio alla cellula nuova, quindi deve esserci questo scambio. La cellula nuova però deve venire sul bene, non è che deve crescere con mancanza. Quindi ecco, la mancanza di nutrimento, lì ci rientra anche un po' il discorso densità nutrizionale sui cibi, poi dopo anche lì apriamo una parentesi, perché se andate a cercare questa densità nutrizionale poi prendete via traverse. Comunque, quindi ecco, è importante fare questo, dare i nutrienti giusti al corpo, non dare troppe tossine, perché dopo troppe tossine creano danno un pochino dappertutto, e ottimizzare, diciamo, il corpo nella sua capacità rigenerativa. È questo quello che dobbiamo fare. Quindi è anche per questo che mi sentite raramente parlare degli alimenti, però quando parlo di alimenti parlo di alimenti normali, non è che parlo di alimenti che vengono dalla Luna, dalla Cina, dal Giappone, dall'Uganda, eccetera. Però poi è bellissimo, perché quando uno parla ad esempio di alimenti che vengono dall'Oriente eccetera, si passa al pensiero magico, quello che viene dalla favola. A noi piacciono queste cose, no? Come da bambini ci piacciono le favole, ci piace ascoltare queste storie di questi alimenti magici utilizzati dal tempo dei tempi, che fanno miracoli eccetera. Ragazzi, se il sistema, se la macchina è sgangherata,
seconda se stessi. Cioè, questo che dovete comprendere, che bisogna mettere tutto il sistema nelle condizioni ideali per autorigenerarsi, e questo non c'è più conta. Non è tanto consumare quell'alimento perché fa bene a questo, un altro alimento protegge la prostata, quest'altro protegge dal tumore al seno, quel tumore al seno ci hanno parlato, ecco per esempio, no? Ho detto una cosa giusta per mettere un esempio, per riallacciarmi a quello che dicevo, no? Mi dicevo che l'allattamento è importante, più allatte meglio è. Ecco, il tumore al seno per esempio lo potete prevenire allattando, più mesi una allatta e più si abbassa, diciamo, il rischio di contrarre il tumore al seno. Capite bene che qui non è stato un alimento che vi ha aiutato, che vi ha protetto da questo, ma è stato un allattamento. Cioè, capite il senso del discorso? Questo, quindi, e perché? Perché poi l'allattamento magari mantiene le cellule più giovani, le fa, le stimola, quindi permette un ringiovanimento, un ricambio più veloce, non fa morire il tessuto fondamentalmente, dice il tessuto, resta vivo quanto mi serve, non il seno che non è usato logicamente il corpo, ci guardo un pochino meno, perché dice tanto sta cosa qua, mi serve poco, che non è usata. La controllo, ogni tanto faccio un check up, mi controllo bene come sta, però non è che lo controllo giornalmente, invece quando viene utilizzato sempre logicamente è più controllato, capite? È questo il discorso dove voglio arrivare, è questo che vorrei farvi comprendere, che seguire un cibo buono, una dieta buona, queste sono le mode, servono per prendere like, servono per fare realmente del bene al vostro corpo, ma lavorare in maniera ottimale sul vostro corpo, dovete renderlo in grado di autorigenerarsi, è questa la grande capacità che abbiamo, l'autorigenerazione, aggiustare, noi siamo in grado di aggiustare i problemi che ci sono, quando ci ammaliamo si aiuta l'antibiotico, ma dipende sempre da sia batterica, l'antibiotico aiuta, però spesso e volentieri ci ammaliamo e ci moriamo da soli, perché il corpo si autogestisce, se la macchina si ammala, se butta la ruota, non è che se la cambia da sola, quindi non puoi fare questi ragionamenti come se il corpo fosse una macchina, no, dai questo, dai, no, il corpo, fallo lavorare da solo, no? L'aiutano tutti, non è che prendi le bacche di goji che ti danno tanti ossidanti, capite, non è così, come dire, prendi il meccanico che ti cambia la ruota, ma il corpo non è che il corpo sa cambia da solo la ruota, lo sa fare da solo, sa rigenerarsi da solo, se c'è una ferita poi ricompare la pelle sopra e lo fa da solo, non è che andiamo con l'alimento magico. E poi sulle ferite lo consiglio, che può tornarvi utile, ferite, ustioni, il miele perché nutre benissimo la cellula e il carboidrato, tanto tornando a tutti i discorsi pure che facevo sulle chetogeniche e quant'altro, le mode, poco carboidrato e niente, il carboidrato barra zucchero, perché il miele è fatto di zuccheri semplici, nutre le cellule in maniera ottimale e infatti aumenta la loro capacità rigenerativa, infatti se guardate il miele ha capacità cicatrizzanti anche sullo ustioni viene usato e dico è buono come alternativa a molte creme commerciali, perché? Perché nutre la cellula, praticamente la cellula ha bisogno di energia anche per rigenerarsi e il miele gliela dà perché gli fornisce quegli zuccheri, quel nutrimento che la cellula sopporta lì al momento, quindi anche sul discorso rigenerativo, nutrire la cellula con tutti i nutrienti, soprattutto quelli che gli servono, è molto importante, però ecco, magari vi ho detto quel discorso lì della densità nutrizionale, di non seguire poi dopo le mode che trovate su internet, perché se si parla di densità nutrizionale poi
si va al discorso, magari al discorso di fumi, cereali, poi semini, frutta secca, eccetera, ma lì poi ci sono due discorsi da fare: uno, quanti di quei nutrienti assorbite, due, quanti danni fanno l'intestino di questi alimenti, e dopo da lì si ritorna al discorso che vi ho fatto all'inizio del video, che quando fai danni, giusti danni, e poi sistema le cose. Così invece uno vorrebbe sistemare le cose facendo danni, anche qui una cosa assurda, abbastanza assurda. Comunque, ecco, il succo del discorso è un po' questo: ragionate sulla capacità rigenerativa del corpo, non su quell'alimento che dà quello speciale beneficio, quell'alimento che contiene quella sostanza magica, eccetera. Questo non ha senso. Quando il corpo funziona bene, anche chi ve ne frega di quell'alimento magico. Io, se uno viene a casa mia, la Nutella non manca mai, e non è che posso dirvi che la Nutella è un alimento magico, è buono, me l'alimento tutto. L'altro, se c'è qualche danno, me lo risolvo con qualche altra cosa, perché io non ho nessun alimento magico a casa mia. Magari adesso tanto stato solo questa settimana, faccio un video in casa e faccio vedere che mangio con il frigo, ma non c'è una cosa strana a casa mia, un alimento magico, anzi ci sono molti più alimenti salutari in casa degli altri che a casa mia, anche perché poi bisogna vedere se quelli sono realmente salutari. Va bene, dai, io dopo questa galleria il telefono tornerà a funzionare bene, io purtroppo devo fare una telefonata che ho un appuntamento telefonico, quindi vi saluto. Se volete approfondire tutto questo discorso, fondamentalmente è il mio lavoro questo, quello di migliorare il corpo, di ottimizzarlo, diciamo, per farlo funzionare al meglio. E se andate nel sito www.massimogentili.it c'è anche il corso che fondamentalmente è sul metabolismo, ma è finalizzato a questo alla fine, perché se migliorate il metabolismo migliora un pochino tutto il sistema, il corpo funziona da solo, cioè lo sentite, vi sentite con una marcia in più, vi sentite un altro motore fondamentalmente, è questo quello che conta, perché poi quando voi sentite fisicamente di avere un altro motore, è la sensazione che il corpo funziona al meglio, riesce ad autogenerarsi al meglio, eccetera. Niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.